Ed eccola qua, la sorpresa che diceva Diego Macario, la dolce, cara, splendida Lucia Cassini. Dopo che ha detto questo chiaramente, io mi becco un bacio, dammi un bacio. Mua. È bella, è sempre bella. È sempre un piacere, aspetta che per i fotografi un bacio. Allora. Comunque, siamo qui in una serata splendida a questo Club 55. So, questo Club 55 perché Diego ha deciso che gli faccio un po' da madrina e io poi ho avuto una lo sanno tutti, io non lo so, una disgrazia, a me lo sanno tutti, ieri ha fatto un anno che sono uscita dall'ospedale, però poi ho avuto altre operazioni, purtroppo un'operazione sbagliata e sono stata un po' male, però adesso sono di nuovo in forma, nel senso che sto con i bastoni e ancora con la carrozzetta ogni tanto. Ho visto una collega che mo è arrivata pure lei col bastone e diciamo che da quando mi è successa questa cosa, non ci crederai, ma mi sono molto molto legata a tutti questi problemi dei disabili. Guardate, perché se uno non ci passa non lo sa che cos'è. Loro hanno dei grandi problemi, non è che tutti ci pensano. Io mi sto dedicando molto. Adeguando. No, anche perché meritano un'attenzione in più, non soltanto quella un po' così, quell'attenzione che uno dà alle cose e poi dopo se ne frega, capito? Invece è importante. Sto qui a questo Club 55 della signora, si chiama Maria Essere, che io ho ritrovato perché non vuoi venire vicino. L'avevi persa. L'avevi persa. La padrona di casa praticamente. La padrona di casa. Questa è una casa, guardate che vi dico, è meravigliosa, è bellissima. Ma io voglio che ve lo dice lei da quanti anni. Signora, prego. Eccolo qua, da quest'altra parte, perché mi piace stare in mezzo alle donne, è una brutta abitudine. E vabbè, la signora è la titolare del Club 55. Signora, una location. Devo dire una location meravigliosa, a parte che è antica, con tutti questi soffitti, i mobili antichi. È bellissima, a me mi ricorda tanto Villa Patrizi, te la ricordi? Lì, che poi era affrescata dal Fischietti, quindi era. È un appartamento fine 600, era la sede dei Medici a Napoli, quindi questo è il mobiliare per cui è un po' affrescato. No, Diego mi ha fatto vedere le fotografie, ha pubblicato che comunque quante persone ci vanno sedute qua al teatro? Una settantina di persone. E ci abbiamo il sold out. Comunque il sold out, io sono abituato ai sold out, 1000 persone, però voglio dire. Ma Lucia Cassini e Lucia Cassini. No, ma fare il sold out anche di 55 persone non è facile, perché la gente con tutta questa televisione, non che ho fatto la smorfia, perché io pure quando sto a casa la vedo molto, però non si muove più tanto volentieri, però vi dico dovete venire qua. Io spero di fare una serata pure mia, una serata di rientro, perché io a Napoli non ancora ho fatto Roma, un salotto pure, il salotto di Pulcinella, che ha come te 80 bellina, assai lo conosce, molto molto carino. Mi piacerebbe fare una serata qua mia di spettacolo, sì, col pianista, ritornare anche a Napoli, alla grande il piccolo, perché questo è un posto piccolo, però è bello, molto chic. Sino quando se non si scaricano le batterie è una mitragliatrice a cuor battente, cosa da pazzo. Sono stata zitta pure un sacco di tempo, tieni presente, ho fatto quasi un anno di ospedale, più poi sono una ricaduta e quindi mo come vedo gli amici le cose, ma già sfuga. Possiamo far dire qualcosa alla signora? Ora voglio dire alla signora, domanda di me alla signora. Vedi che signora, lei conosce la signora Cassini? Un po' di anni fa, al TTC, noi l'abbiamo lanciata, Lucia Cassini era una ragazza bellissima, bravissima, e all'epoca c'era Benedetto Casillo e il TTC era i Gabarinieri, ed era un locale molto apprezzato perché c'era un po' di ristorante e poi c'erano queste, si mangiava bene, e poi c'erano queste nuove leve che in effetti noi battezzavamo, e Lucia Cassini era là. Io poi portai Oreste Lionello, ti ricordi? Portai un sacco di gioco. Comunque il TTC meritava di non essere chiuso e fare la fine che ha fatto, meritava restare così come grande club, grande cibo. Poi ci andava un sacco di gente, però adesso io sto qua. Parliamo un po' di Diego, visto che sei la madrina.
Io Diego non l'ho mai visto a teatro, l'ho visto soltanto, abbiamo girato una fiction insieme, lui ha fatto un personaggio e poi l'ho visto in altre cose, poi abbiamo fatto delle interviste, delle cose insieme. Ho visto qualche cosina, mo stasera lo vedo proprio quello che fa, perché se no faccio la madrina e non conosco, mi sono detto mo venga per so che è molto bravo e poi è una persona per bene e di cuore, e questo è un galantuomo, è un galantuomo, bravo, è un galantuomo, anche se non mi è venuto a pigliare giù lui, però mi ha mandato il figlio della signora, che è molto caruccio il figlio della signora. Adesso si è ripresa signora, adesso si è ripresa Lucia, questa è la zona mia, ho detto a lei, lei sta qua via Toledo 55, no? E io sono andata a Piazza del Gesù, però qua via Toledo la facevo con mio nonno, che era il direttore del banco, cioè il procuratore generale del Banco di Roma, era anche prima tromba al San Carlo, le facevo con lui e lui mi portava da Caflis a cantare canzoni. Caflis era qua giù, le canzoncine io cantavo, ho comprato la caccavella e mi mangiavo il babà, e così sono rimasta. Quindi stasera cabaret, macchiette e, come diceva Diego, lui, corna. Io faccio l'ospite senza corno, perché no, ma lui dice la corna nasce, non lo so, è amore e corno. Amore e corno. Io ho detto, si potrebbe fare lo spettacolo insieme, visto la parte dell'uomo che è lui e della donna che so io. Vediamo che succede, da cosa nasce cosa. Quindi un altro bacione. E un bacio alla signora pure. Grazie. Naturalmente, e godiamoci lo spettacolo. Poi auguri a tutti, anche di questo anno, che sia felice, perché ormai l'anno è cominciato, ma fino alla fine si possono dare. Oggi è il primo giorno dell'anno cinese. Barone, che qua, che la ci... Lucia Cassini, ai microfoni di Teleblu Napoli, Franco Capasso, Occhio alla Vento. Ciao Teleblu Napoli a tutti, smuacchete da parte mia. Buona vita a tutti.